E ben ritrovati. Oggi video collaborazione con Tiziana del canale Sorrisi Azzurri. Il link del suo canale e del suo video collaborazione lo trovate come sempre nell'info box. E oggi parliamo della nostra estate in giardino. Purtroppo da noi giugno è stato un mese un po' pazzerello, nel senso che ci sono state tante nuvole, tanta pioggia, ma finalmente sembra che il sole sia arrivato, per cui godiamoci queste primissime giornate estive. E volevo anche cogliere l'occasione in questo video per farvi vedere qualche aggiornamento, insomma, del nostro giardino. E qualche mese fa avevo pubblicato un video vlog dove vi mostravo i lavoretti, insomma, che dovevamo fare sia davanti casa sia qui nel giardino, per cui appunto approfitto per mostrarvi qualche cambiamento e vi lascio al video. Spero che vi piaccia e che vi tenga buona compagnia. Questa è la parte davanti, purtroppo l'erba non è cresciuta in modo omogeneo, speriamo vada meglio il prossimo anno, ma questi sono i cambiamenti rispetto a qualche mese fa. Qui centrale invece abbiamo piantato il fiore di maggio e qui questo piccolo arbusto del quale non conosco il nome. Sotto la finestra della cucina invece abbiamo spostato questo divanetto che prima era in giardino e abbiamo messo queste piantine. Vi faccio vedere anche i piccoli cambiamenti che ci sono stati in giardino, che sono più che altro appunto queste piastrelle che prima non c'erano, e qui abbiamo sistemato il tavolo. Qui invece è l'angolino degli esperimenti, insomma, delle mie figlie con la terra, i semini e quant'altro. E qui invece il mio piccolo angolino delle erbe aromatiche, il rosmarino, il basilico. Quest'anno purtroppo non ha avuto gran fortuna, penso per la mancanza di sole, almeno dalle nostre parti. Questa è una pianta grandissima di salvia, che era una di quelle piantine che si comprano in supermercato, per cui piccolissima, e qui la mente, insomma, che vorrebbe appropriarsi di tutto lo spazio, di tutto il territorio, quindi devo sempre starle dietro. Questo acero era un bel acero grande, purtroppo ha sofferto soprattutto con gli sbalzi di temperatura, e quindi questo è quello che è rimasto. Speriamo riesca a farcela perché mi piace tantissimo. Qui invece abbiamo una pianta di more, qualche piantina di fragole e le piantine di lamponi. Purtroppo anche qui in giardino l'erba è cresciuta come avrebbe dovuto e speriamo di rifarci il prossimo anno. Qui una bella pianta di lavanda, pesciolini rossi, qui le rose, la casetta per gli uccellini, il nostro albicocco che è cresciuto abbastanza in questi anni, il ciliegio. Qui avevo piantato dei girasoli, ma sembra che stiano crescendo solo questi due. Qui il box con le cose da giardino, e qui abbiamo lasciato queste due sedie e il tavolo in questo modo per motivi di spazio. In quest'ultimo angolino della nicchia c'è la griglia di Roby e la legna per l'inverno. Il video di oggi finisce qui. Io vi aspetto al prossimo video e vi auguro un buonissimo fine settimana, e per chi è già in ferie auguro di trascorrere buonissime vacanze al mare o in montagna all'insegna del relax, della spensieratezza e del bel tempo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!